bentornati nel canale di Chiara Lady Boss per contenuti non scontati su New York, storie di italiani immigrati, viaggi, soprattutto al femminile in solitaria. Cliccate il pulsante qua sotto. Oggi siamo a Brooklyn per un evento speciale. In questo momento sono a Brooklyn Heights, sto per arrivare a Dumbo, su Water Street davanti alla leggendaria palestra Gleason's. Inaugureranno, o meglio, rinomineranno Water Street con Gleason's Gym, un evento storico per la storia del box e Dumbo. Sinceramente non ho capito dove viene questo freddo oggi, ma 21 agosto, non sono properly dressed. La palestra di box più famosa al mondo è appena diventata ancora più famosa. Gleason's Gym, la palestra di Brooklyn dove Jake LaMotta, Roberto Duran, Muhammad Ali e molti altri campioni si sono preparati per i loro incontri di campionato, ora ha un cartello stradale davanti all'edificio rinominato in suo onore. Il proprietario Bruce Silverbraid ha organizzato una grande festa per questo evento storico. L'angolo tra Water Street e Adam Street nella sezione di Dumbo a Brooklyn è stato co-intitolato Gleason's Gym Way in questo agosto 2024, dopo che il Consiglio Comunale di New York ha approvato il mese scorso un disegno di legge che prevede l'installazione di 100 targhe commemorative in varie strade e luoghi pubblici della città. Bruce Silverbraid ha acquistato il 50% delle quote della palestra nel 1984 e ne è diventato l'unico proprietario nel 1991. All'evento sono stati invitati ex campioni di box, funzionari pubblici e personaggi dell'intrattenimento. Ma partiamo dall'inizio e facciamo due parole con Bruce per sapere di più su questa palestra leggendaria. Welcome you to Gleason's Gym. It's great to have you here. Thank you. Gleason's has been around since 1937. It's the oldest active boxing gym in the United States. We started in the Bronx, New York. And we went from the Bronx to Manhattan, and from Manhattan to this area. This area is now called Dumbo. Dumbo stands for Down Under the Manhattan Bridge Overpass. We've been in Dumbo for 38 years. From our beginning in 1937 until today, we've trained 137 world champions. Our first world champion was Jake LaMotta, nice Italian boy. And I got a story to tell you about the owner of this gym who is Italian. But before we get to that, we'll finish our champion. So our first champion was Jake LaMotta, but we've also had Mike Tyson, we've had Muhammad Ali, Roberto Duran, all the fellows on the wall and all the women on the wall have trained here. But anyway, the original owner's name was Gagliardi. Roberto Gagliardi, and it was 1937, he was driving a cab and he was training some pretty good fighters and he wanted to have his own gym. So he found a location in the Bronx in a section called the Hub, and it was dominated by the Irish. And in 1937, the Irish and the Italians did not get along very well. So he knew he couldn't call it Gagliardi's gym because they would burn it down. So he picked the name out of the hat to make it sound Irish. So he picked the name Gleason's. When I bought the gym 42 years ago, I trademarked it to Gleason's Gym. But our original place is Italian. You said 137 world champions? 137, correct. And how many women? 15. Not too many. We were the first gym to allow women. Really? That's interesting. Yeah, we were the first gym to allow the businessmen in. And then we had the women come in. Now we have trans boxing. We have four charities. We have a charity for people with Parkinson's disease. We have a charity for people that are on the spectrum that have autism, the kids. All veterans train for free. And then my original charity, I started in 1991, is called Give a Kid a Dream. It's for kids 8 to 16 years of age that are a little bit of trouble. Have a financial need, and someone recommends them here. It has to be a parole officer, a clergyman, a mother. You know, someone has to recommend them, and then we'll interview them and take them in. So we have a lot of kids that are here for free. And I just met Mario that recently was at a party in Brooklyn with me. Mario. Hey. Why you're here? I am here for a street signing name. They are changing the street name to Gleason's Gym Way or Gleason's Gym Street, and I'm excited.
because this place not only does it hold history, flavor, look around. This is like a candy store for boxing. This is amazing, and I'm proud to be here today. Bruce is turning 70 plus 8. Siamo con il campione mondiale di box, Vito. Peso medio. Peso medio del 79. Sì. Qual è? Nel 75 è stato battuto Angelo Castellini a Milano. Lui era campione italiano. Dopo nel 76 vinse il titolo europeo. E poi cosa è successo nell'89? Vinse il titolo mondiale a Monte Carlo. In che anno è, a quanti anni aveva e quando è arrivato a New York? Com'è arrivato? È arrivato qui nel 68. E quanti anni aveva? 14 anni. E già si allenava, faceva box in Italia? Ho cominciato qua a New York, perché quando ho venuto qua non capivo la lingua inglese e mi andavo sempre nelle strade così e là, mi ho messo a fare a cazzotti con un americano perché non capivo niente, l'ho messo a KO e lì poi mi è venuto le guardie, mi hanno preso e mi portavano in galera, perché io lo facevo ogni sera, e nella galera c'era una palestra di box e mi hanno portato là e là a cominciare. Che consiglio possiamo dare agli aspiranti boxer, soprattutto italiani? Qual è la qualità più importante da avere anche a livello di mindset quando si inizia la carriera prima di boxer? Ci vuole la volontà. Allora ho visto le persone come me, cioè i ragazzi che volevano fare, però quando prendevano pugni non sapevano reagire. Okay. È molto importante. Tu non puoi ricevere il pugno, specialmente al principio. Grazie Vito, è stato un piacere. Grazie. Tanto successo ancora. Quindi il consiglio di Vito è di essere veri con noi stessi. Se si vuole iniziare questo sport, è uno sport di disciplina, è uno sport impegnativo. E bisogna saper prendere pugni. Legends Night with 5 amazing world champion boxers. So it's a dinner and questions and Q&A and just a nice personal night to get to meet these famous boxers and see what they've been up to, and it'll be a great night. Where is it gonna be? King Umberto's in Elmont, Hempstead, Long Island. Great honor for Gleason's gym, and I'm so thrilled that you're all here. Thanks so much, Bruce. You know, today is Bruce's birthday. Yeah. The trainers and the staff and the people who make this great. Good morning, everyone, and happy birthday to Mr. Bruce. Yeah. I'm honored, Brooklyn tradition, to recognize. In Hawaii. Wow. Woo! Woo! Aloha! Aloha! From the United States of America. In 1959, Hawaii became the 50th state of the United States. And it is my great honor and privilege to represent the Kaka'ako Boxing Club from Honolulu, Hawaii, to extend its congratulations to Gleason's Gym and Silver Glade. Happy birthday, Bruce. Thank you so much. Woo! Bruce's wife.
everyone's asking Bruce how he feels about today. I want to ask his wife, Jo, how she feels about today. We got the sign right behind. How do you feel? Okay, so thrilled for Bruce. This means everything to Bruce, and I don't know if you can hear, but yeah. He has worked so hard for so long without ever thinking like this at all. It was always the gym, how he could help more people, more groups that he can attract to come in, because we both believe in physical exercise. Yeah. It's amazing because he loves it so much. And it's a huge accomplishment. Yeah. And he loves to be here more than any place in the world. I mean, he's such a pure soul. He just loves to help people, and he's done it his whole life. Awesome. Thank you. Grazie. I'm very lucky. You're blessed. I am lucky. Yeah, he's lucky too. Come ti senti? Sono un cucine dilettante, ancora, vengo dalla Sicilia. Cosa fai nella vita, oltre alla passione per il box? Chi è Giuseppe? No, studio, vado a scuola e ho incominciato il pugilato all'età di 13 anni. Ma da dove deriva la tua passione per la box? La mia passione deriva, diciamo, che me l'ha trasmessa già mio padre. Lui faceva anche uno sport da combattimento. Che sport faceva tuo padre? Kickbox. Che parole usi o che frasi di circostanza ti servono per darti il supporto necessario per andare avanti? Che devo vincere, devo superare me stesso. Devo arrivare dove pochi sono arrivati. E fino adesso quanti match hai vinto? Allora, ho fatto all'incirca un 40 match. Wow, ok, in 2 anni? Sì. Tutti in Italia? Sì. No, anche all'estero, con la federazione pugilistica italiana. Ok. E ne ho vinte all'incirca una trentina. Giuseppe, insegnami qualche mossa. Allora, ti dico che io già ho fatto allenamenti di Muay Thai e kickboxing, quindi qualcosa potrebbe essere simile. Ok. Piede avanti. Sì. Jab. Diretto. Cross. Gancio. Bravo. Hook. Vai. Vai. Gancio. Montante. E così. Finiamo così. Sono arrivato qua grazie a Mario Di Bartolomeo, che è un manager che porta i pugili italiani qua in America. Sei qua da qualche giorno. Nei pochi giorni in cui ti sei allenato alla Gleasons qua a New York, che differenza hai notato con la box italiana? Che c'è un approccio diverso. In quella italiana c'è un approccio più olimpico, invece in quella americana c'è un approccio più professionistico. Hai notato qualche altra differenza tra i boxer? Che sono molto più seri, hanno molta più serietà, c'è molta più disciplina. Tu ti vedi tra 10 anni? Dov'è Giuseppe, cosa fa e che livello ha raggiunto nella box? Il mio obiettivo è arrivare pro con successo, vincere il titolo campione del mondo, vincere titoli importanti. È una cosa raggiungibile, fattibile, sì, in 10 anni? Sì, sì. Forse anche meno? Anche meno. Ok, quindi ci vediamo tra 5 anni con il tuo titolo da pro. Wow, che mattinata! Sono piena di emozioni. Sono arricchita di memorie e di racconti e di nuove persone nella mia vita, di nuovi contatti. È stato favoloso e sono felicissima di essere riuscita a portarvi con me. E questo è anche quello che succede durante i tour di New York City for All. Se non conoscevate l'agenzia, la lascio qui sotto nell'info box. Organizziamo tour personalizzati in quasi tutti i distretti, diciamo che
Staten Island non è uno dei posti dove di solito arriviamo con i tour, però Bronx, Queens, Brooklyn e Manhattan, cerchiamo di personalizzare il più possibile in base alle esigenze di ogni persona. Abbiamo altri servizi ed esperienze a New York, dai transfer dall'aeroporto, i pass delle attrazioni, giri in yacht anni 20, esperienze temporanee e anche guide digitali per consigli su 56 posti dove mangiare a New York, 26 migliori speakeasy e rooftop, cosa fare nei 5 distretti e 15 esperienze uniche a New York, in uscita anche cosa fare con i bambini a New York.